Sai che se metti a bollire del riso puoi creare queste tigelle buonissime senza glutine con un solo ingrediente? Puoi farle diventare dei panini veloci, puoi accompagnare i pasti oppure mangiarlo con il cioccolato, con marmellata, a colazione o a merenda oppure quando hai voglia. Sono squisite, croccanti fuori e morbide dentro. Prepara doppia dose perché una tira l'altra. Vediamo come fare. Ho messo a bollire 300 g di riso con 6 bicchieri d'acqua. Il riso è pronto quando assorbe tutta l'acqua. Schiacciamo bene il riso, deve diventare come una crema. Una volta schiacciato, mettiamo su una spianatoia, lavoriamolo bene con le mani e schiacciamo. 30 g di acqua frizzante, aggiungiamo una bustina di lievito istantaneo. Dovrà fare della schiuma, aggiungiamo questo all'impasto, se volete aggiungete anche del sale. Impastiamo tutto bene bene, bene bene, bene bene, deve diventare. E aggiungiamo anche 2 cucchiaini di olio, mi stavo dimenticando. Ecco il panetto quasi pronto. Prendiamo della farina di riso, stacchiamo dei pezzetti da vicino al panetto e passiamo, diamogli una forma rotonda e passiamo nella farina di riso. Mettiamo su una teglia da forno. Nel frattempo accendiamo il forno preriscaldato a 200 gradi. Ci vorranno 30 minuti. Sono buonissime, provatele, vi garantisco stupende.